Allo spettacolo organizzato questa sera in onore dei festeggiamenti del centenario della fondazione della Chiesa di Maria Santissima Addolorata ai Ponticelli. In questa occasione vogliamo ricordare quello che avvenne nel 1907, quando una donna, trovata in una scarpata un quadro che raffigurava Maria Santissima Addolorata, lo portò a casa e durante la notte le venne in sogno la Madonna, che le riferiva che quel quadro avrebbe dovuto riportarlo nel luogo in cui l'aveva trovato. Così fece e lì venne costruita una chiesa dedicata alla Madonna ai Ponticelli. Il parroco, padre Giuseppe, ha voluto che la comunità organizzasse qualcosa di speciale per il centenario di questa chiesetta. Abbiamo pensato ad una festa tra amici, perché questo deve essere lo spirito giusto affinché questa sia una serata piacevole e divertente. Apriremo la serata con un gruppo di piccoli ballerini. Seguirà una gara canora tra 10 simpaticissimi concorrenti. Da questi verranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato. Una giuria imparziale, composta da 5 giudici con competenze musicali, voterà ogni concorrente. Vincerà chi accumula più punti. La serata proseguirà con degli ospiti non illustri, ma con tanta voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo, o quantomeno ci provano. Vi vedo molto presente. Un applauso potreste anche farlo, grazie. Molto bene. Ora andiamo a presentare il gruppo dei ballerini che aprirà la serata. Sono dei bambini che hanno partecipato a molti concorsi. La loro insegnante è Cinzia Di Carlo e frequentano la palestra Atena Club. Ecco con noi Delirio Latino, che si esibiranno in un ballo Una Baciata. Thank you.
piccoli ma molto graziosi. Adesso ha inizio la gara canora. Ora andiamo a presentare il primo concorrente della gara, Gambino Giuseppe. La Gambino Giuseppe canta una canzone molto impegnata, L'ombra del gigante.